gradi molto alti di livello dei comandanti, tornati anche dal fronte russo, sono andati in montagna a dirigere le altre persone che volevano combattere per la libertà d'Italia. Ecco perché ci fermiamo in questo punto. In questo punto perché gli alpini, vi ripeto, hanno avuto la loro parte predominante nella costruzione della pace con quel tipo di combattimento, il combattimento partigiano, che racchiudeva tutti gli italiani e anche i nostri alpini. Quindi la frase che dice con rettitudine e onestà, esempio alle generazioni future, si trasferisce anche a quelle motivazioni. Sovracomunale sta organizzando una marcia della pace che coinvolge le quattro scuole elementari dei quattro paesi Osnago, Cernusco, Montevecchio e Lomagna e le scuole medie, e in una marcia della pace che inizialmente si voleva organizzare per maggio, ma per questioni di tempo e per questioni di volerlo organizzare più vicina a livello di tempo alla marcia della pace vera e propria Perugia-Assisi, si ha intenzione di preparare alla fine di settembre, alla fine di settembre e primi di ottobre. E, appunto si sta organizzando con il Consiglio già da qualche mese e si ha intenzione di realizzare una marcia che possa sensibilizzare tutti coloro che non potranno venire alla vera marcia della pace vera e propria, appunto a prendere in considerazione un evento così importante. Grazie. Quindi un invito a tutti a partecipare.